facendo freddo è valso 3 punti, perché non era semplice presentarsi per 2 volte al dischetto il momento delicato della partita e della stagione, perché questi sono 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Sì, non ti nascondo che non è stato facile, soprattutto il secondo rigore, perché era nella stessa partita e dopo poco. Però il merito va ai ragazzi, questo è un gruppo di bravissimi ragazzi, penso che oggi veramente Dio ci ha voluto premiare. Siamo contenti di questo, è stato cavolo l'importanza della partita. E questo ci permette di guardare avanti con più fiducia, sapendo che dato da sabato con Ischia ci aspetta un'altra partita per noi molto fondamentale. Ecco, come mai il tuo abbraccio al direttore Filippi dopo il gol? C'è un significato particolare? Ma per la stessa stampa, io ho 2 dediche da fare. Una l'avete vista, e il motivo è perché quando magari calcisticamente, poi anche umano, vivi dei momenti particolari, no? con delle cose semplici, con una pacca sulla spalla, una semplice parola, ti rendi conto gli uomini, che per me è stato sempre fondamentale questo lavoro, avere rapporti veri per come sia nella vita. E l'altro, per un piccolo tifoso, Francesco, che ieri al campo era fuori col papà, che mi fece la battuta, il padre mi disse se oggi avrei fatto gol, se faccio gol te lo dedico. Quindi è per Francesco e spero di avergli dedicato una domenica di gioia. Ecco, forse in avvio la USAB ha sofferto particolarmente sia i risultati di Catania e Monopoli, che avevano giocato poco prima e vinto, sia il gol di Scardina. Sì, io penso che ci siamo portati un po' il peso dei risultati perché sapevamo come andava la partita. Ed è sempre sbagliato, Sandello, però è così, l'uomo è così. Però penso che avevamo anche approcciato bene la partita. Poi quel gol, viziato secondo me non fallo di marcio, un po' innervosito, il fatto che non siamo riusciti a far gol in quelle 2 palle clamorose, abbiamo rischiato anche di prendere il 2-0 e poi la partita si è complicata. Però alla fine siamo stati molto bravi, è vero anche che il campo ha detto che la partita si poteva pareggiare, però grazie a Dio siamo stati premiati e ci teniamo stretto questo risultato. Ecco, se siete bravi a non disunirvi, perché 3 pali, 2 e mezzo insomma, nel primo tempo non era semplice, poi anche 2 episodi nella ripresa di Hoppe e di Castro che hanno fermato 2 tiri che erano diretti in porta, non era facile comunque mantenere il mordente? Sì, sì, no, assolutamente, a parte i 10 minuti del primo tempo, dove abbiamo cercato di prendere il secondo gol, come te l'ho detto, siamo stati veramente molto bravi perché sapevamo del peso della partita e sapevamo che non vincendo tutto si complicava, quindi siamo contenti, grazie a Dio davvero. Ecco, ciao, che cosa hai provato nel segnare sotto la curva? È stato bello. Cioè non avevi ancora segnato, però improvvisamente sono arrivati 2 gol. Sì, infatti è stato molto bello, ma io quando parlo del mio lavoro parlo della mia vita, quindi onestamente non ho mai avuto dubbi che Dio mi avesse premato anche a livello professionale. Io penso che quando uno va in una squadra, in un posto a giocare, non c'è soltanto un progetto calcistico, un progetto di vita, è tutto, va tutto insieme, cammina insieme, ma non ho avuto dubbi anche nei momenti difficili, sapevo che Dio mi avrebbe dato l'opportunità. È un'opportunità di essere anche importante a livello professionale, sono felice perché è stato un anno particolare per tutti, anche per me, e sono felice perché comunque sono 2 gol importantissimi, ma ripeto il merito della squadra. Possiamo dire allora che il Dio pallone ci ha sorriso oggi? Il Dio è il Dio di tutto, quindi ci ha sorriso. Ecco, parlavi di momenti difficili della stagione. Un girone fa, con l'Ischia 5-5, sabato invece vi giocate la salvezza lì sull'isola? Sì. È stata una partita bruttissima, molto particolare, che a noi mentalmente ci ha lasciato cose negative, perché ci siamo portati dietro, purtroppo ha condizionato sia noi che tutto l'ambiente vicino a noi. Però io ho cercato di cancellare il prima possibile come gruppo, quindi sabato penso sia una partita tutto diversa rispetto a quella dell'andata. Sappiamo dell'importanza, sarà una partita difficile, calcisticamente penso sarà una battaglia. Noi da domani ci prepariamo per arrivare al meglio, perché tra questa partita e quella della Lupa Castelli ci giochiamo tutto. Grazie.